cari amici, bentornati a quest'altra nuova puntata. Oggi noi proviamo a ritornare ancora una volta sulla Atari 2600. Il titolo che vi voglio presentare ha a cuore il mondo dello spazio e devo dire che ne hanno rilasciati tantissimi di giochi che hanno ancora appunto lo spazio e gli alieni, ma questo riguarda un po' l'arca di Noè reinterpretata in un modo diverso. Provate a dargli una possibilità, forse questo gioco vi piacerà. Nell'anno 1982, iMagic rilasciò sull'Atari 2600 un gioco molto particolare che si chiama Cosmic Ark. Se dobbiamo vedere la storia, qui non viene neanche spiegata. Ma del resto non è molto importante. Ma vediamo invece gli aspetti tecnici del titolo e vediamo per prima la grafica. Sul lato visivo com'è Cosmic Ark? Bisogna dire che per essere un gioco dell'Atari 2600 non è niente male, anche perché conteneva più kilobyte di memoria la sua cartuccia dedicata. Abbiamo ambientazioni molto semplici nel design, ma un pochino più dettagliate rispetto a quanto dovremmo aspettarci dai giochi per l'Atari 2600, e soprattutto sono molto spaziali e molto belle da vedere, e anche i nostri oggetti in movimento che troviamo lì dentro sono discretamente disegnati. Per quanto riguarda l'audio, non è che c'è molto da dire. Abbiamo pochissimi effetti sonori che sono comunque adatti per un gioco del genere. E anche per quanto riguarda le musiche, non ce ne sono. Ma chi se ne frega? Invece, guardando il divertimento, cioè la giocabilità, cos'è Cosmic Ark? È un gioco d'azione molto particolare. Il nostro scopo è guidare questa gigantesca navetta, anzi a dir la verità non è che dobbiamo guidarla. Sta ferma a centro di uno schermo e noi dobbiamo semplicemente fare delle azioni con i tasti direzionali e il tasto d'azione. Quando è da sola nello spazio, quella gigantesca, dobbiamo semplicemente, con i tasti direzionali, abbattere le meteore che ci vengono contro. In pratica, evitiamo di essere distrutti. Poi, quando si avvicina a un pianeta, sì, perché viaggiamo attraverso diversi pianeti, dobbiamo mandare una piccola navetta che deve recuperare o uccidere degli obiettivi. E dobbiamo farlo entro un tempo limite, perché dobbiamo essere molto prudenti, cari amici. Il gioco si attesta su una longevità proprio bassa, 4 missioni ci sono, ma del resto non è molto importante, l'importante è divertirsi e qui il divertimento non mancherà, certamente è difficile già dai primi momenti, quindi abituatevi a giocare a un gioco del genere. Questo gioco non è che ha avuto molta fortuna all'epoca, eravamo in piena crisi videoludica, ma dovete tenere presente che si trova anche in una raccolta dell'Atari Flashback 3 e si trova anche nella cartuccia per Nintendo NES che è stata rilasciata qualche anno più tardi. Quindi provatelo questo gioco. Vi aspetto al prossimo, amici. Ciao! Thank you.
Doesn't matter what comes, fresh goes back.